e lei Sofì. E voi cosa portereste in un'isola deserta? Questa è una delle domande che ci fate più spesso, quindi oggi finalmente risponderemo a questa domanda facendovi vedere tutti gli oggetti che ci porteremo in quest'isola deserta. Il limite massimo di oggetti che potremo portare sono 5. Allora, la prima cosa che porterei, anche se è banale, però credo che sia l'acqua, perché l'acqua è vita e senza acqua noi esseri umani non possiamo vivere, quindi andiamo a prendere l'acqua. E acqua! L'acqua la metto qui, chiudo e andiamo a prendere gli altri oggetti. Una volta messa l'acqua dentro lo zaino, altra cosa fondamentale credo che sia, non saprei, sono molto indecisa, Kira no, le cuffie per ascoltare la musica, ovviamente, perché la musica ci sta anche in un'isola deserta. Ma aspettate, le cuffie già sono in dotazione con questo zaino, guardate. Ta-da-da. Ta-da! Basta, le riposo. E il secondo oggetto c'è. Adesso però devo mettere un oggetto di fondamentale importanza, ovvero la tecnologia. Ho il computer o il telefono e sono veramente indecisa. Computer o telefono? Io direi il computer, perché così posso inviare messaggi da questa isola deserta di aiuto, venite a salvarmi. Ma anche col telefono lo puoi fare, Sofì. Sì, però il telefono è piccolo, il computer è grande, quindi posso inviare big messaggi. Quindi prendo il mio computer e lo vado a mettere dentro lo zaino. Computer inserito, prossimo oggetto, dov'è? Cosa? Questa. È un oggetto, non sono tanti oggetti in realtà. Ma cos'è, Sofì? È un oggetto. Cioè? Va bene, dentro ci sono tanti oggetti, cioè tutti i miei trucchi. Però in realtà è uno, vedi? Io porto questo perché è pure giallo e mi piace, non è perché ci sono i trucchi dentro. Ma a che ti serve truccarti in un'isola deserta? Non lo so, non ha senso, quindi ecco. Ti poserei e andrei a prendere un altro oggetto fondamentale. Dopo l'acqua, il cibo. Allora, prenderei dei crackers. Li metto qui così non si rompono. Perfetto. Ultimo oggetto, porto un cuscino. Ovviamente, quando devo dormire, come devo fare, scusate? Quindi, vediamo se ci entra, ma io credo di sì, perché questo zaino è super capiente. Uno, due. Dai che c'entra anche il cuscino, dai che c'entra anche il cuscino. E ce l'ho fatta! Oh yeah! E sei pronta per partire per la tua isola deserta? Adesso lui, tocca a te. Tu cosa porteresti nell'isola deserta? Eccomi qui, pronto per partire. Il mio zaino c'è, ma prima di scegliere gli oggetti da portare con me volevo sfruttare la reversibilità di questo zaino, perché oggi mi va di avere lo zaino unica tinta. Così mi piace molto di più. Aggiungiamo lo schienale. E voilà, è stato super semplice. Inoltre, se volete, ci sono anche le cover per poter cambiare la fantasia di questi zaini, per personalizzarli come più vi piace. Il primo oggetto che io porterei con me è sicuramente il vaso dell'estate. Ma sei serio? Certo, e metti che lì c'è brutto tempo. Scusa, non è che per forza tutte le isole deserte devono avere il sole. Così almeno mi ricordo dell'estate e mi sento a casa. Ok, contento tu. Prossimo oggetto, lo squishy. Lo squishy. Sofì, se sono nervoso che faccio? Anzi, meglio due. Sì, ma valgono come due oggetti questi. Prendo uno solo. Sì, dai. Prossimo oggetto, un estintore. Ma questo è un giocattolo. Sofì, ma fai fare a me, cioè, chi è il vero professionista delle isole deserte tra tutti e due? Io. Non so. Ecco qua. E siamo a tre oggetti. Prossimo oggetto, un peluche! Vorrei questo qua sopra! Essendo un'isola deserta, magari mi sento solo, quindi. E infine, ultimo oggetto, quello più importante di tutti, ovvero un temperino! Un temperino? Certo, Sofì. E se devo temperare la matita per scrivere un messaggio d'aiuto? Ma tu non hai una matita! E cosa vuoi? Mi piaceva perché è bello, è azzurro. Ah, ed eccoci qui, pronti per partire per l'isola deserta. Sicuramente sopravviverai, eh? Scriveteci adesso qui sotto nei commenti chi secondo voi resisterà di più in un'isola deserta con i propri oggetti. E soprattutto scriveteci cosa portereste voi. Ma comunque il video di oggi si conclude qua, ci siamo trovati davvero bene con questi zaini e ve li consigliamo. Noi vi mandiamo un bacione e un abbraccio, cliccate uno dei due video che vi è comparso qui sotto e al prossimo video. Ciao! Un bacione e un abbraccio.